Dagli studi di Promo TV, Leandro Maggi presenta Gente, tu e il tuo paese in TV. Siamo qua con la nostra hostess, ti vogliamo eleggere Miss Fiera. Sei contenta? Contentissima. Andiamo a sentire le ultime cose e poi ci vediamo per il finale. I vostri banchi che vendete, la vostra meta più grande è farla con la parola. Fate spettacolo voi anche, no? Beh sì, lo spettacolo si fa quando magari la gente collabora un pochettino, se no poi magari se ne va via anche l'entusiasmo e anche noi diventiamo tristi e non facciamo più divertire. Ciao, grazie. Lui quando dice di entusiasmo vuol dire quando la gente... quando spende un pochettino anche. Però ho visto che la gente è leggermente triste, non sorride più, vede? Non ha più quel sorriso di una volta guardavano e sorridevano, adesso magari non sorridono neanche, questo è preoccupante. Allora, la gente è appapirata, forse c'ha ragione lui. Io inviterei al sorriso tutti quanti per i prossimi giorni di fiera, no? Parola di abruzzese. Sì, sorridete perché... E Laura è lui che non ti escludiamo perché sono molto meglio loro di te. Allora parlaci, Fiera di Rovigo, perché vieni alla fiera? Perché puoi comprare un sacco di cose a un prezzo molto conveniente. Io ho comprato due borse. Ah, quanti euro? 7 euro e 5 euro, ma di quelle orientali, tutte simpatiche, carine. Chiediamo alla tua amica, Sofia, tu, o lei? Laura, tu perché la fiera? Perché compra lei, tu guardi. No, ho preso anche delle cose così, da mettere un paio di orecchini. Una domanda che mi fa, mi sorge veramente, però dovete essere sinceri. In tutto questo baradan di comprare, contro comprare, lui cosa c'entra? Accompagnatore. Guida spirituale. Bodyguard. Esatto. Ecco voi, prese al volo, le signore di Botrighe. Quando ci prende un paese, manco... Allora, domanda. Secondo me è più bella e tentacolare Corbulo di Rovigo. Secondo te? Insomma. No, dai. Insomma, ci sono molte manifestazioni. Quello sì. C'è un sacco di gioventù a Corbulo anche. Sì, abbastanza. Abbastanza, però Rovigo rimane sempre la nostra provincia. Va bene, un entusiasta di Corbulo, penso tu sia l'unica. Sì, io sì, modestamente. Ciao. Allora, nel nostro viaggio abbiamo trovato un cittadino di Rovigo e finalmente una bella signora di Canaro. Canaro rispetto a Rovigo, più bella o più brutta? Più piccola. Mi ha spiazzato con la risposta, complimenti. E perché qua in fiera? Per vedere se ci sono novità, curiosare un po'. Ha preparato il borsellino e ha deciso di comprare qualcosa o solo guardare? Per adesso guardare. Grazie. Buon passeggio. Allora, con Vincenzo, bel personaggio, non passi inosservato. Allora, parlaci, la fiera cos'ha per te di particolare, che ti piace? C'è gente, si cammina, si vedono amici, si vedono parenti, conoscenti, di tutto. Sei di Rovigo tu? No, io sono laziale. Allora, una domanda, Rovigo è una città che accetta i forestieri, ti hanno accettato bene o è un po' chiusa? Quando sono arrivato io 30 anni fa era abbastanza chiusa, adesso molto meglio, sì, contento. Ciao, buon passeggio, eh? Davide e Mario, due personaggi di Rovigo, Rovigo Doc. Beh, io Rovigo Doc. E lui no? Lui è un po' fuori. Ahia, blefava. Parlaci, la fiera di Rovigo com'è? Beh, è abbastanza una bella fiera, un richiamo per tanta gente, è un appuntamento che viene anche alla fine della stagione, sai, temperatura buona, c'è molta gente, un po' più di meno a livello climatico, c'è un po' meno gente, però insomma sempre una bella fiera. Ma per la gente compra o non compra? È un momento che è di riflessione. No, diciamo che siamo nella media, insomma, comprano e anche non comprano, poi dipende dalla novità che c'è ogni anno, che c'è sempre il boom della fiera, che può essere o la scopa o il panno o una cosa là. Marco con sul papà e la mamma, ciao. Ciao. Allora, anche tu, Fiera di Rovigo, cosa prenderai tu bambino? Beh, per il momento solo giri in giostra, adesso vediamo, ma magari andiamo avanti, insomma. Già giri in giostra, basta, perché... per lui forse è il massimo divertimento adesso. Vabbè, il prossimo anno giro in giostra e poi dopo cosa? PlayStation? Ma insomma, per la PlayStation forse è presto, qualcosa di più creativo per il momento, adesso vedremo insomma. Vabbè, ciao. Ciao! Giovani guerrieri, Young Warrior, parlateci cosa state seminando qua, ci sono donne? Siamo venuti a fare un giro così. Dove sei tu? Di Adria. Meglio le donne di Adria o quelle di Rovigo? Meglio Rovigo, dai. Perché come sempre dico, tu non butti via niente. Esatto. Da 1 a 10 in votazione delle donne di qua? Beh, 7 dai. È un po' stretto di manica.
ciao, arrivederci. Bellonesi, siete qua per la fiera o per cosa? Sì, per la fiera, sostanzialmente per la fiera. Allora, secondo voi è meglio Verona o Rovigo? Ah, mi astengo visto che sono in territorio nemico. No, secondo me è meglio Brindisi. Sì, anche per me. E poi c'è un bel ristorantino a Brindisi, nel centro, che non è male, vero? Io. Comunque, secondo me era meglio lui. Vabbè, ciao. Comunque, Verona, non ci fate qua la Rovigo, da Verona. Pure, poi, peggio ancora. Certo, peggio. No, vabbè, la città così. Quando siamo arrivati noi con le riprese ci hanno detto attenzione ci sono quelli da Legnano, sono pericolosi, anche lui di Brindisi, ciao. Ciao, ho il piacere di essere con due madonnare doc, o sbaglio, Dani e Patti. Sì, è la gente che giudica e quindi è il fatto positivo che lo fate direttamente sul marciapiede, che di solito lo fanno sul cartoncino, anche voi un po'. Tradizione, conserviamo la tradizione. Sono generosi con Rovigo? Ma pochino, sì, purtroppo lascia molto a desiderare. Non ci dispiace, sono di Rovigo. Comunque sappiate che loro sono madonnare doc, complimenti. Grazie. Ciao, ciao. Spontaneamente a te ti è toccato, portavoce di questo gruppo di ascolto. Tu eri qua, sovraintendevi tutto, hai visto passare materia prima buona o così così? Buona, sì. Sì, 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 assolutamente buona. Consiglio a quelli che ci stanno ascoltando di venire a Rovigo, perché a Rovigo c'è. Perché a Rovigo c'è la fiera e ci sono delle belle ragazze. Era questo qua poi che vogliamo noi, eh? Appunto, appunto, se no che fiera è. Che vogliamo noi teenager. Se no che fiera è questa ragazza. Ciao, grazie. E i giovani colleghi suoi dicevano che era un bel osservatorio qua per vedere le donne che passano. E per lei? Vede le bancherelle. La vita che portano le bancherelle, sì, ma no, per altre cose no. Triste però, eh? Per forza, ma l'età proprio non si ferma. L'età va avanti. Neanche un ricordo, niente. Ma certamente ricordi. Non sono vecchio vecchio. E io so quando arriverà a 63 anni. Si è giovane ancora, da quel lato lì. Però Dio, certo che a 20 anni le cose erano diverse. È pacifico questo. Ma è una, porno, è una TV porno sta qua. Di più, di più. Questa non è la TV, ma è Telestense. Ah, Telestense. È peggio. Allora, gli innamorati di Peinetti, abbiamo pescato che stavi baciando la tua donna. È la tua donna, non è che sei che ti ho tatanato, che sei. Una qua di taglio di Po. Perbacco, di taglio di Po, quindi hai buon gusto perché io sono di taglio di Po. Io di Porto Viro invece. Allora, un annuncio. Ufficialmente le donne più belle del Basso Polesine sono a taglio di Po. Sì. Devo anche dire che certi miei amici sono di taglio di Po, anche i suoi ragazzi. Ruffiano, che ciao. Puntata finita, siamo ancora qua con la nostra hostess che si chiama Laura. Laura, è stato un piacere seguire la fiera con te. Complimenti a te, a tutto il tuo staff e tutto quello che vuoi. Vuoi salutare qualcuno? Sì, saluto tutti. Dove sei tu? Sono di Bologna. Allora, una da Bologna, Bologna, che vede anche il nostro programma, spero. Eh sì, sarebbe tele? Come sarebbe tele? Brava, brava! No, uno dei più grandi bugiardi del mondo. Comunque, da Laura, da Leandro Maggi, da Leandro Capuzzo, è stato un piacere stare con voi, vero? Sì, tantissimo, veramente divertente. Ciao, ci vediamo, ciao!